Ben trovati nel nuovo appuntamento con Idea Formazione Nord-Est. Oggi torniamo ancora una volta all'ente di formazione IRIGEM di Rosà, ma ci occupiamo per una volta di restauro. Gli allievi infatti di questo corso da qualche giorno hanno la possibilità di utilizzare un macchinario assolutamente innovativo. Scopriamo subito di cosa si tratta. Essere sempre al passo con i tempi, fornire agli allievi le giuste risposte alle esigenze del mercato. È questo uno dei punti di forza della formazione professionale e lo sanno bene all'ente di formazione IRIGEM di Rosà, dove da sempre gli allievi vengono preparati a conoscere e utilizzare metodi, tecniche e strumentazioni di ultima generazione. È accaduto di recente anche agli studenti del percorso triennale per tecnico del restauro dei beni culturali, che hanno avuto modo di conoscere un sistema innovativo di disinfestazione assolutamente naturale ed innocuo, utilizzabile per il trattamento e la conservazione di materiali organici come libri, documenti cartacei, opere, lignee. Docente d'eccezione per un giorno, lo stesso produttore dell'innovativo strumento oggi in uso agli allievi di IRIGEM. L'innovazione del trattamento è sostituire l'aria, quindi diciamo la componente dell'ossigeno che c'è nell'aria, con azoto, con gas inerte. L'azoto è un gas non tossico perché viene già respirato dall'uomo, in quanto è la componente principale dell'aria che respiriamo. Prima di mettere in funzione la macchina, gli allievi hanno avvolto l'oggetto da trattare in una sorta di bolla, realizzata con materiale trasparente, ad alto spessore, particolarmente flessibile e resistente, contenuta all'ossigeno e al vapore acqueo. Solo una volta chiusa ermeticamente la bolla può essere azionato il macchinario. La macchina produce, prendendo l'aria ambientale, divide l'ossigeno dall'azoto, per cui in pratica una volta venivano utilizzate delle bombole di gas compresso che erano poi costose per la manutenzione, per la ricarica. Questo strumento permette di avere in maniera autonoma presso il cliente, se è un restauratore, o presso un ente, se la macchina viene utilizzata da un ente, di avere la produzione del gas necessario per i trattamenti in maniera continua, solo con l'utilizzo della corrente elettrica. L'impiego di questa procedura innovativa permette all'operatore di non presenziare costantemente alle operazioni, ma semplicemente di avviarle, lasciando poi agire il sistema autonomamente. L'operatore, dopo una prima fase di costruzione, a seconda del tipo di costruzione della cosiddetta bubble o bolla in cui inserire il manufatto, il materiale, come quelle che stiamo facendo qui in IRIGEM, viene praticamente collegata alla macchina e dopo una prima fase iniziale, dove viene eliminato praticamente il 99,5% dell'ossigeno contenuto, si mantiene il materiale con un flusso ridotto di gas per le 3 settimane necessarie al completamento del ciclo di trattamento. La disinfestazione in atmosfera inerte permette di eliminare ogni genere di microorganismo. Con il sistema anossico vengono eliminati tutti gli insetti, dove noi parliamo di insetti normalmente xilofagi o insetti idermestiti, per esempio, che sono quelli che attaccano i tessuti, le pellicce, la carta, la pergamena. Un sistema assolutamente naturale ed innocuo dunque per le opere trattate, come per gli stessi restauratori, e che permette di risanare antichità di qualunque dimensione. Trattamenti su grossi volumi possono essere effettuati, solamente occorre più tempo per l'eliminazione iniziale dell'ossigeno. Il trattamento può valere un giorno o 100 anni, bisogna che l'ambiente in cui viene mantenuto l'oggetto sia un posto idoneo. È buona norma non solo fare i trattamenti, ma verificare che gli ambienti di deposito o di esposizione siano idonei e siano protetti, per esempio con delle semplici zanzariere alle finestre, per evitare che insetti adulti possano ripenetrare e ridepositare uova all'interno degli oggetti trattati.
Insomma, il sistema di disinfestazione inerte, oggi inserito tra i programmi di studio del corso di restauro di Irigem, è un ulteriore bagaglio di conoscenze fornito agli allievi in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro. È una tecnologia importante e abbastanza nuova, che permette agli allievi di sperimentare la tecnica della disinfestazione senza dover per forza utilizzare prodotti che possono essere tossici e anche a volte magari pericolosi per l'opera. E quindi hanno la possibilità di vederla in funzione, ma anche di sperimentare, quindi di preparare le opere, inserirle nel sacco, preparare il sacco e vedere il funzionamento vero e proprio della macchina. Possedere il maggior numero di competenze tecniche e conoscere le ultime innovazioni per chi opera nell'ambito del restauro può diventare fondamentale quando ci si trova a dover entrare in un settore estremamente concorrenziale. È importante ovviamente perché permetterà loro di poter operare in maniera diversa, di poter anche selezionare la modalità più idonea a seconda della problematica che potrebbero riscontrare su quella determinata opera. Bene l'importanza di frequentare una scuola al passo con i tempi, sono gli stessi allievi di Irigem che hanno avuto modo di vedere e conoscere la tecnica di disinfestazione con l'utilizzo di azoto per la prima volta direttamente in aula. È la prima volta che la vedo e sono molto contenta per questo, perché io comunque sono una che lavora già in questo ambito di antiquariato, diciamo, e delle cose di una volta, e comunque per me questa è un'opportunità di capire anche altri metodi per trattare certe cose, certe problematiche. Non la conoscevamo ed è molto importante perché anche dal punto di vista dell'utilizzo dei materiali andiamo ad utilizzare un sistema che non implica l'utilizzo di materiali chimici e quindi il risultato è buono per l'opera ma anche per noi. Mi ha sorpreso che con l'azoto, dunque con un gas, riusciamo a intervenire sulle cose che prima magari si doveva fare con i solventi, con le altre cose, altri trattamenti. Conoscenza ed esperienza sono queste due parole chiave per chi sceglie un percorso professionale spendibile ed è per questo che lezioni come quelle vissute dagli studenti di Irigem diventano indispensabili in vista del loro futuro professionale. È fondamentale perché ci permette di avere una visione più ampia e di vedere il futuro già adesso. Abbiamo una visione già diciamo a 360 gradi di quello che sarà il nostro lavoro e quindi con le conoscenze possiamo anche come dire, avere la soluzione ai vari problemi che si presenteranno. È un bagaglio di esperienza che noi ci porteremo anche nel nostro futuro e più cose impariamo qua, meglio opereremo dopo. E ora invece ci spostiamo al CFP di Fonte. Tantissimi gli studenti che oggi frequentano questo centro professionale, tanti insegnanti e studenti che l'hanno frequentato negli anni. Tutti insieme si ritroveranno il prossimo 2 giugno per un momento di festa. Era il 1955 quando per volontà di 27 parroci della zona pedemontana del comprensorio del Grappa nacque il CFP di Fonte. Oggi come allora il centro di formazione professionale ha lo scopo di favorire l'inserimento dei giovani e meno giovani nel mondo del lavoro, promuovendo la loro formazione umana e professionale. Attualmente la scuola accoglie 600 giovani tra i 14 e i 17 anni che frequentano 34 corsi interamente gratuiti, dal meccanico all'elettricista, dal contabile all'addetto vendite. Accanto a loro un cospicuo numero di adulti pronti ad aggiornare o ampliare le proprie competenze. Il prossimo 2 giugno il CFP ha in programma una grande festa con gli ex allievi e gli ex insegnanti del centro, alla quale hanno già annunciato la loro presenza numerose autorità e i rappresentanti della Curia Vescovile di Treviso. Chi, studente o insegnante, abbia avuto modo di frequentare questa scuola ne conserva infatti un ricordo indelebile. Il CFP è una scuola
che non produce solo forza lavoro, la forza lavoro la produce benissimo, ma la cosa più importante del CFP, io ci insegno, ci insegnavo lì e tornerò a insegnarci, è che forma persone. Forma persone e al contempo fornisce competenze spendibili nel mondo del lavoro, come conferma anche un ex allievo della scuola che appena terminati gli studi ha trovato un impiego. Oggi infatti è meccanico elettrauto in una concessionaria della Pedemontana Trevigiana. Grazie a questa opportunità qua, appena finito la scuola, sono stato chiamato da molte aziende e anche da molti punti di lavoro, essendo che conoscono anche molto bene questa scuola grazie a tutti gli alunni che sono già passati, hanno detto che vogliono prendere altri alunni per lavori più, sì, ancora più speciali, più impegnativi. Mi è piaciuta questa scuola qua perché si faceva molta pratica e anche lo studio era molto, cioè, un po' più semplice, anche se giustamente dovevi impegnarti. Io consiglio proprio questa scuola qua perché è una ottima scuola. CFP in festa, come detto, è in programma sabato 2 giugno nella sede dell'Istituto di Fonte. Il tempo di registrare gli ex allievi è di un veloce saluto di benvenuto e alle 10:20 è prevista la proiezione di un video dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. A seguire, alle 10:45, la consegna per le qualifiche ottenute nel 2017 e alle 11:15 la benedizione del nuovo spazio polivalente. A chiusura della mattinata sono previsti alcuni giochi a squadre tra gli allievi del CFP e un pranzo offerto dallo stesso CFP a tutti i presenti. Idea Formazione, che per oggi termina qui. Arrivederci.